sgominato un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti nel Salernitano. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati in una vasta operazione di polizia giudiziaria per l'intera giornata e interessa diversi comuni della Piana del Sele e dell'Interland Partenopeo, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Salerno su richiesta della locale DDA. Sostanze stupefacenti di diverso tipo ogni giorno venivano immesse nel mercato di Battipaglia e dei comuni limitrofi. L'indagine, condotta dal Nucleo Investigativo di Salerno, ha consentito di disarticolare l'organizzazione delinquenziale composta dai membri di una famiglia battipagliese e di individuare una fitta rete di pusher che approvvigionavano lo stesso territorio. Sequestrati i quantitativi di soldi e alcune pistole giocattolo. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa nella Procura della Repubblica di Salerno. Il gruppo criminale era gestito in particolare da una madre e dai suoi figli. La base operativa era stata dislocata a Battipaglia. Si tratta di Antonietta Di Marco, promotrice dell'organizzazione definita dai stessi figli la padrona, dei figli conviventi Gianluca Di Benedetto e Jessica Paola, preposti all'organizzazione dello spaccio e delle attività connesse, dalla figlia Alda Di Benedetto e da suo marito Biagio Parisi, nonché dalla compagna del figlio Gianluca, Romina Coppola, addetta al trasporto. Purtroppo è così, questo bisogna dirlo a chiare lettere, non è la magistratura inquirente né tantomeno le sole forze dell'ordine che possono risolvere questo problema, c'è uno sforzo dell'intera società. Questo è quello che preoccupa di più, addirittura delle intere famiglie sono riconvertite, se così si può dire, ad un lavoro illecito. Tutte collaborano in modo naturale, come se fosse, diciamo, l'adempimento di un dovere, quello di mandare avanti la famiglia in questo modo.